Amici di Tele Liguria, buonasera, ben ritrovati e eccoci a un nuovo incontro di questo ciclo di trasmissione di del credito e del debito, un nuovo incontro eh, nel quale inizieremo a parlare, per poi concludere il tema in altri due incontri successivi, della gestione dei debiti e del codice della crisi, un tema importantissimo che sicuramente tocca l'attenzione di tante famiglie e che ci sembrava quindi eh, necessario, opportuno e doveroso trattare non solo da un punto di vista meramente tecnico, ma approfittando proprio dell'esperienza di persone e di operatori che tutti i giorni lavorano su questi temi. Ecco quindi con noi abbiamo eh, Davide Vescovi, referente dell'Ordine dei Commercialisti e in particolare per quanto riguarda la gestione dello sportello OCC della Spezia sì. e eh, la eh, giudice Tiziana Lottini del Tribunale della Spezia. Con... Buonasera e grazie del suo intervento e del vostra, della vostra partecipazione. Direi di eh, non porre altri, altre parole, ma inizierei proprio a, a trattare il tema che, eh, come dicevo, è eh, quanto mai interessante e, e merita approfondimenti necessari. Quindi eh, darei la parola a Davide Vescovi per introdurlo e poi sentiamo cosa ci, eh, ci dice eh, la dottoressa. Bene, innanzitutto mh, buonasera a tutti. Grazie per aver dato questa opportunità eh, a me come referente dell'organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di La Spezia e soprattutto i giudici del Tribunale di La Spezia che in, in questo momento hanno un, un sacco di. Eh, si trovano sulla scrivania diciamo Ahimè. diverse problematiche eh, su, sul sovraindevitamento eh, e lo stato di crisi, eh, non solo eh, delle imprese, ma eh, come capita spesso anche del. Del, esatto, del, della persona fisica, diciamo così, del, del consumatore. Ecco, io partirei con eh, la dottoressa Lottini se eh, volesse introdurre i concetti di sovraindebitamento e di stato di crisi, e per poi andare a discutere del, dell'esebitazione dell del soggetto incapiente. Eh, buonasera, eh, io sono come, vi hanno già, eh, come mi hanno già eh, presentato, sono giudice, mi chiamo Tiziana Lottini, sono giudice al Tribunale della Spezia, faccio parte con i colleghi Gaggioli e Barbuto della sezione commerciale, sezione che si occupa anche delle, eh, dei procedimenti eh, di sovraindebitamento, quindi della, dei procedimenti previsti dal codice della crisi. Eh, da qualche anno, dal 2012, ehm, prima con la legge 3 del 2012, poi col codice della crisi, sono stati introdotti nell'ordinamento degli istituti, quindi degli strumenti. Eh, per far fronte al, diciamo, ai momenti di, di crisi che purtroppo possono capitare nella vita ordinaria del, delle famiglie per i motivi più disparati e quindi il legislatore ha pensato di intervenire per uh, dare alle persone così si dice una seconda possibilità, cioè la possibilità di ripartire eh, con la propria vita senza essere gravati da un fardello di debiti che possono diventare anche un fardello che può diventare anche insostenibile, ovviamente a certe condizioni, perché è necessario che eh, sussistano uh, certi presupposti previsti dalla legge. Ehm, prima di tutto eh, vorrei puntualizzare che i procedimenti in materia di sovrindebitamento, quindi gli strumenti eh, previsti dalla legge in materia di, di sovrindebitamento, sono previsti in favore dei debitori che siano consumatori oppure imprese o professionisti i quali però non possono accedere alla liquidazione giudiziale. La liquidazione giudiziale per essere diciamo, più chiari possibili è quello che mh, fino a qualche anno fa... Mh, Veniva chiamato fallimento e quindi è riservato soltanto alle imprese cosiddette maggiori, quindi ai, eh, diciamo, ai soggetti che operano, agli operatori economici che eh, hanno un'importanza maggiore e sono procedure una procedura ovviamente più complessa così come diciamo le procedure di composizione della crisi mh, riservate a quei debitori per gli altri, quindi per le imprese minori, per i professionisti e eh, per i consumatori sono previste delle mh, procedure, quindi degli strumenti che, sono in qualche modo, che ricalcano in qualche modo quelli previsti per le imprese mh, maggiori, ma che sono più semplici proprio perché eh, ovviamente i problemi che si, vanno, che si affrontano eh, sono più eh, semplici, più semplici diciamo da un punto di vista tecnico giuridico, non certo dal punto di vista delle persone che, eh, che li affrontano nella loro vita personale. Quindi ehm, noi oggi eh, ci occupiamo soltanto dei consumatori, dei consumatori. Il consumatore chi è? È eh, colui che ha eh, contratto un debito, che ha mh, chiesto un, un prestito, ad esempio, eh, per motivi eh, non professionali, quindi per motivi che non riguardano la uh, sua attività lavorativa, ma che riguardano la sua vita privata. L'esempio più banale che viene in mente a tutti è il mutuo per l'acquisto di una casa, una casa di abitazione, un finanziamento chiesto per comprare un'auto, un veicolo, ma anche sem semplicemente un piccolo prestito chiesto per far fronte alle esigenze della, della vita quotidiana o alle intemperie che a volte la vita ci, eh, ci riserva. E, Quindi, dottoressa sì. Mi perdoni, è colui. Che non esercita un'attività imprenditoriale. Sì, oppure che ha contratto. magari è un imprenditore, magari è un professionista, sì, però il debito l'ha fatto non per motivi non, che riguardano esatto, non per, il lavoro. Un, per, per debiti che non riguardano la sfera esatto. imprenditoriale o professionale. Esatto, proprio è, come consumatore. È questo, è, esatto, è un aspetto. Questo è molto è, importante, importante da tenere presente molto infatti. Quindi la motivazione di che ha suscitato la richiesta del prestito, esatto, l'acquisto esatto. di un'auto, di un bene di consumo. Esatto. Per, per, di un, per sé, per usarlo, casa, per la propria una... vita privata. Esatto, Se invece ad esempio cure, il finanziamento per, viene chiesto per comprare un veicolo necessario, faccio un esempio ad un rappresentante tante, per vedere la merce, allora esatto. siamo in un altro ambito esatto, e la, ambito. la procedura prevista è, è diversa, diversa e non ce ne, non ce ne occupiamo oggi. Esatto. Un'altra cosa molto importante che vorrei eh, sottolineare è che eh, sono previste procedure familiari, cioè se eh, più familiari conviventi hanno contratto debiti, ciascuno dei familiari conviventi diversi. ha contratto debiti diversi oppure se il debito ha un'origine comune, i membri della stessa famiglia possono presentare un progetto di risoluzione della crisi comune, quindi un solo progetto anziché più progetti. Qualora per qualsiasi motivo vengono, vengano presentati più progetti poi sarà il giudice che dovrà ehm, coordinare eh, i, i diversi progetti però il codice dà questa possibilità cioè, eh, magari un coniuge ha contratto un finanziamento l'altro coniuge un altro finanziamento entrambi per diciamo la questione dell della vita quotidiana eh, per esempio l'immobile o un eh veicolo sì o eh, non so, per quanto alle esigenze dei figli, possono presentare un unico progetto eh, che poi mh, prevederà, eh, distinguerà i debiti dell'uno dell'altro, però il progetto sarà comune perché, eh, ad esempio, verrà valutato valutata eh, in modo, modo unitaria eh, l'esigenza di mantenimento di quel nucleo familiare, che è un'esigenza che viene sempre tenuta presente perché. Viene, beh, viene sempre lasciato al debitore quel che gli è necessario per il proprio mantenimento. Me, questo suo proprio esatto, esatto. Per questo proprio perché? Esatto. Per andare avanti in maniera dignitosa, esatto. diciamo, perché spesso capita che ci sono situazioni in cui i redditi che entrano non sono sufficientemente capienti a fronte di debiti che, ahimè, a volte vengono fatti. In, in maniera eccessiva o eh, superiore a quelle che invece sono poi le aspettative certo. di rimborso perché poi nel momento in cui un soggetto fa il debito dovrebbe sempre prendere in, in considerazione le possibilità di, di rimborso però poi magari la vita ti porta a perdere il lavoro piuttosto che altre circostanze perdi e quindi un congiunto esatto, con un reddito e certo. trovi il rischio certo. che ci si trova in una situazione di di sovraindebitamento appunto e di crisi insomma ehm, dunque il quindi le procedure e gli strumenti di, per il sovraindebitamento sono previste quando sussiste uno stato di insolvenza o di crisi sono due concetti diciamo molto vicini eh, l'insolvenza è l'incapacità di far, di far fronte alle proprie obbligazioni con i propri redditi ordinari, quindi eh, quando ciò che si guadagna non è sufficiente per far fronte ai propri debiti. Per pagare per i propri debiti. Esatto. Esatto. E vivere, per vivere, eh, per debiti. vivere e pagare i propri debiti, certo. e La crisi sarebbe definita come la, la probabilità che l'insolvenza si verifichi nei 12 mesi successivi. Ovviamente è un concetto che diciamo, è molto più, si attaglia meglio a, alle crisi del, delle imprese dell che delle sì. famiglie, però mentre riflettevo stamattina pensando a quel che avrei detto mi è, mi è venuto un, in mente un esempio eh, che secondo me può capitare, ad esempio la, la classica maxi rata finale per l'acquisto del veicolo. Eh, sempre di più viene proposto per l'acquisto del veicolo un finanziamento eh, che prevede una piccola rata iniziale piccolissime rate mensili e poi una maxi rata finale. Ora mettiamo che eh, un soggetto abbia um, preso questo finanziamento pensando che con i propri redditi avrebbe potuto far fronte non solo alla rata iniziale, non solo alle piccole rate intermedie, ma anche alla maxi rata finale. Poi succede qualcosa nel frattempo, perde il lavoro, uh, ha uno stipendio minore, c'è cioè qualche un altro imprevisto, ad esempio una malattia in famiglia e non riesce a far fronte alla maxirata finale, quindi in quel momento, diciamo qualche mese prima si rende conto che durante quell'anno non guadagnerà abbastanza da far fronte ai debiti che in quell'anno diventeranno esigibili. Questo è un caso, diciamo, che potrebbe capitare un caso di crisi, comunque generalmente chi si rivolge a noi è insolvente, cioè già in quel momento non è in grado di far fronte di ai propri debiti in poche parole. E... Ehm, in questi casi quindi eh, abbiamo detto che ehm, l'ordinamento ehm, consente dei rimedi, quindi di, far fronte, di ehm, affrontare questa condizione. Ehm, con degli strumenti. Eh, sono previste sostanzialmente tre procedure, però abbiamo detto una è riservata agli imprenditori minori, che è il, concor il concordato minore, e poi abbiamo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata. L'esdebitazione dell'incapiente è ancora un'altra cosa, ne parleremo Valeremo subito dopo. dopo. Molto velocemente, poi questi temi saranno approfonditi in seguito, ma molto velocemente posso dire che il piano di ristrutturazione del consumatore è un progetto di ristrutturazione dei propri debiti eh, e per ristrutturazione si intende sia di pagamento diciamo, parziale, ma che sia sostenibile per quel debitore, sia di pagamento comunque rateale, scadenzato, mh, un po', mh, i debiti vengono pagati ma un po' per volta e eh, diciamo, nel tempo e a volte, eh, anzi spesso anche vengono pagati solo in parte. Questo è un procedimento. L'altro eh, procedimento eh, invece è quello della liquidazione controllata. Allora, la liquidazione controllata invece comporta eh, la liquidazione e quindi il, la vendita di tutti i propri beni mobili e immobili ed anche diciamo, la possibilità di conferire, quindi di, da, di dare per il pagamento dei, dei creditori una quota del proprio stipendio perché anche quello è un, un reddito. Ovviamente è una procedura molto più diciamo, impegnativa per il, per il consumatore che eh, si vede quindi spogliato dei propri beni anche se va detto il dei debiti si risponde con tutto il proprio patrimonio secondo il codice civile quindi anche questo eh, quando si contrae un debito bisogna tenerlo presente. E, quindi, Abbiamo detto che le, le procedure sono queste, gli soltanto un della cenno brevissimo. Come? Gli organi della, della, gli organi procedura. della procedura sono il, sostanzialmente il eh, giudice eh, che dovrà valutare il progetto che viene proposto o eh, la, la liquidazione controllata, ma soprattutto. Il, ehm, il cosiddetto gestore della crisi. Il gestore della crisi viene nominato dall'organo di, ehm, di composizione della crisi, il cosiddetto OCC, ed è colui che si dovrà occupare eh, di accompagnare il consumatore in questo percorso eh, che lo porta a eh, cercare di ottenere il superamento della crisi. E, quindi ehm, gli organi. Di eh, Cosiddetti OCC alla Spezia, credo sì. che siano soltanto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e degli esper commercialisti eh, esperti commercialisti ed esperti contabili sì. ed è a loro che il consumatore sì. si deve rivolgere. Sì. In particolare, Infatti, esatto, se sì. vuole ecco perché siamo di fronte comunque a azioni che iniziano per volontà del consumatore. Certo, assolutamente. Certo, ecco. certo, cioè assolutamente. Nessuno può essere obbligato a questo tipo di azioni, ma. C'è la possibilità da parte di ciascuno di attivarla e questo è molto importante. Sì, sì si può, a un ordine vero, nella procedura di, la procedura di liquidazione controllata può essere attivata anche da un creditore. Ah, è un'ipotesi sì. residuale in realtà eh, perché nella mia esperienza vedo più procedure iniziate dal debitore, sì, però quello solito. della liquidazione controllata siccome è diciamo, una... La liquidazione, quindi la monetizzazione coattiva di, di tutto il patrimonio del debitore, può essere iniziata anche da un creditore in realtà. In genere però. Mh, che agisce per recuperare. Per proprio, proprio proprio credito, il proprio credito, certo. Certo. Eh. Non ovviamente il piano di ristrutturazione del consumatore che viene chiaro. chiesto chiaro dal È consumatore. direttamente il debitore. Che... Quindi eh, Davide, io oberato da questi debiti, faccio una domanda: cosa succede? Mi, mi reco, chiedo una consulenza sì. all'ordine degli avvocati. All'Ordine allora, dei Commercialisti, commercialisti eh, è istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia l'OCC Commercialisti della Spezia fin dal 2015 è stato uno dei primi istituti, eh, cioè è costituito tra i primi in Italia, tant'è vero che è al numero 16 il nostro ordine di, ah. di La Spezia. E, eh, diciamo che eh, cosa succede nel momento in cui il eh, debitore ha, si trova in stato di crisi, di insolvenza, eccetera, eccetera, eh, si presenta all'ordine, all'organismo di composizione della crisi, che nel nostro caso è costituito da me referente e da un ufficio di segreteria, che accogliamo la domanda. Spesso concretamente dove si deve venire? In piazzale Kennedy. Ecco. Eh, Ancora per poco, perché adesso poi cambieremo. Comunque, alla sede dell'ordine, dell però diciamo che siamo ancora, siamo ancora in piazza Le Kennedy e eh, vengono presso la sede, a volte accompagnati da legali piuttosto che da colleghi commercialisti e molto spesso eh, anche da soli, in prima persona. Quindi, nel momento in cui eh, si presentano a noi, espongono. Le, le varie problematiche eh, e a quel punto gli spieghiamo, cioè, il mio compito è, è quello di eh, cercare di spiegargli, cioè di, di capire prima la sua situazione. Una volta capito la sua situazione cercare eh, di dargli gli strumenti necessari per poterla affrontare nel modo, nel modo certo. migliore. Eh, faccio due brevi cenni statistici sull'OCC di Spezia. Eh, nel due, le prime pratiche sono arrivate nel 2016, abbiamo raccolto circa 260 domande, soprattutto nel periodo post-Covid c'è stato proprio un picco, perché eh, ahimè, la pandemia ha portato una media di 50 domande all'anno? Eh, sì, sì, diciamo. Mediamente, mediamente, sì, mediamente sì, poi alcune sono andate a buon fine, sono state omologate dal, dal tribunale, dal giudice, altre sono state ritirate dai debitori e qualcuna era, è stata inammissibile per, non vari, procedibile. Non procedibile, esatto, per, per varie ragioni che si sono prospettate. Ehm, quindi il compito, compito dell'OCC è. Eh, è molto importante in questa fase, nel senso che raccoglie, e noi abbiamo un regolamento, dei dottori sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia, c'è il regolamento che abbiamo attuato come OCC, l'elenco dei eh, gestori, e eh, diciamo poi cercheremo di migliorarlo sempre più dando, cercando di dare sempre migliori e maggiori informazioni in merito però <coughs> diciamo che il momento cruciale è quando ci viene posto quando si presenta il debitore quando si presenta il debitore eh, gli dobbiamo dire quale strada deve percorrere e in, in questa fase eh, il debitore deve, deve avere eh, eh, diciamo così, la coscienza di portarci tutto quello che ha in, in, in mano, cioè, ovvero è vera la sua situazione debitoria, ma anche la sua situazione Redituale. reddituale, cioè certo. quali sono le sue capacità reddituali in questo, nel momento in cui si presenta. A quel punto eh, viene nominato un gestore, tra, quelli, tra i professionisti che hanno i requisiti per, per, per fare il gestore, e insieme al gestore eh, diciamo così eh, si sceglie quella che può essere la, la miglior procedura che si addice, perché capitano tantissime situazioni che dicono: Voglio fare l'esdebitazione. Un momento. Un momento, vediamo com'è la situazione e poi decidiamo se fare l'esdebitazione fare il piano del consumatore o la liquidazione controllata Insomma, ecco. diciamo che è, è, un, è una fase iniziale abbastanza delicata abbastanza delicata poi nel momento in cui viene nominato il gestore che prende le redini diciamo così della procedura <coughs> eh, Produce tutta la documentazione, il debitore produce tutta la documentazione necessaria affinché il gestore possa redigere una relazione particolareggiata da presentare ai giudici delegati. Affinché loro possano ammettere o non ammettere eh, il debitore alla, alla procedura. Diciamo, è, 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 il compito dell'OCC è ancora quello anche di vigilare. Su, su, non dico sull'operato del gestore, ma eh, comunque insomma, una sorta di collaborazione. C'è cioè, sempre. C'è certo. sempre. Certo. Ecco. E quando una persona non ha reddito? Quando una persona proprio non ha nulla, ma proprio nulla da dare, e allora si parla di esdebitazione dell'incapiente, cioè chi proprio non può pagare nulla perché quel, quel che ha sia in termini di patrimonio, quindi beni mobili, beni immobili, sia in termini di redditi, stipendi, salari, okay. pensioni, non, ci sono. non ne ha abbastanza per mantenersi, cioè ha solo quello che gli serve per una, mantenersi, per avere una vita dignitosa, esatto. quindi non ha nient'altro da dare e non lo avrà neanche. Presumibilmente nell'immediato futuro, quindi negli anni futuri, allora si dice che questo oggetto è incapiente e eh, può ottenere una esdebitazione, quindi mh, diciamo una cancellazione dei debiti. Ovviamente eh, è una procedura che comporta eh, un'interlocuzione cioè, eh, con i creditori, i quali devono essere messi in condizione di vedere che cosa ha detto questo debitore, che abbia detto il sì. vero, che abbia detto quello che anche a loro risulta. E questo è importante da dire, e quel debitore, perché i suoi debiti vengano cancellati e nessuno possa più cercarlo ne negli anni a venire, eh, deve, deve essere un debitore meritevole. Meritevole si di, eh, significa, la meritevolezza sussiste quando non ci sono atti in frode e non c'è dolo o colpa grave. Quindi eh, non deve aver. Ehm, impoverito il proprio patrimonio allo scopo di non pagare, diciamo, i, debiti. Esatto, di no. non pagare i debiti e non deve eh, essersi indebitato con colpa grave. Possiamo, facciamo un esempio, potremmo pensare a chi eh, a, a, diciamo, si è indebitato per. Non so, mh, Gioco d'azzardo, ad esempio, purché non ci sia una vera e propria diciamo, esatto, ludopatia. Esatto, ecco, questo è un tema molto, eh, delicato, molto delicato, però sì. ehm, si ritiene, ad esempio, che il debitore sia meritevole quando eh, I debiti sono causati da una grave malattia successiva all'inizio dell'indebitamento, dell una grave malattia sua o di un familiare, oppure una grave crisi del mercato del lavoro nel settore in cui eh, il debitore lavora. Insomma, ci sono molti casi in cui le persone in realtà si ritrovano indebitate senza una loro colpa grave. Potrebbe anche accorgersi esatto. per tempo di questa situazione. Esatto, quindi a queste condizioni se il debitore è meritevole al termine della procedura con l'OCC e dopo, come ho detto, aver interpellato i creditori, potrà ottenere l'esdebitazione, quindi la cancellazione dei suoi debiti. Anche in questo caso, giusto per chiudere, il ruolo dello dell'OCC diventa importante, perché con la sua relazione dà modo al giudice di, chi, di poter mh. verificare certo. tutte queste le circostanze condizioni e, la e condizioni. Certo. Esatto. Del, del debitore, insomma. Ecco. Bene, chiudiamo questo incontro, speriamo sia stato, ci auguriamo sia utile, e soprattutto lo chiudiamo con una, un richiamo che facciamo sempre: non esistono rimedi magici per risolvere situazioni di debiti, situazioni che ci sono capitate. Esiste però la possibilità di rivolgersi a persone competenti, a un ordine degli avvocati, a un ordine dei commercialisti e poi bisogna avere fiducia che queste procedure, se sono state pensate, possono essere utilizzate e possono effettivamente portare a delle soluzioni. Grazie e alla prossima puntata.